Ehi, ciao, piacere, sono Marti di Do It Nerd e lui è mio marito. Lo sapevi che qui puoi trovare moltissime curiosità sull'universo dei nerd? Ma non solo, anche articoli, interviste e dirette con tantissimi cosplayer, e ce ne sono sempre nuove tutte le settimane. E poi troverai anche articoli speciali, è vero, caro? Lui non parla molto. Ciao, è stato un piacere conoscerti. Buon divertimento su Do It Nerd! Ciao a tutti, ciao a tutti, bentornati, buonasera, bentornati su Do It Nerd. Allora, questa sera, puntata speciale, allora mi vedete in compagnia di Lilith Cosplay, Sonia Pinciaroli, eccola qua, ciao Sonia. Allora, stasera vi parliamo di questo nuovo speciale, questa nuova rubrica che abbiamo intenzione di iniziare prossimamente, oggi è la presentazione, ecco. Iniziare, siamo in contemporanea anche sul canale YouTube di Sonia, di Lilith Cosplay. Ecco, e appunto questo nuovo speciale, questa nuova rubrica dedicata ai tutorial, cosplay e prop, appunto tutti i lavori che fa Sonia, che poi ci farà vedere. La nostra intenzione è fare una volta al mese, fare man mano vedere tutta la sua collezione di lavori, ecco. Quindi ce ne sono di cose, e poi con il tempo andremo avanti. Volevo già far vedere, per esempio, qualche foto anche dei cosplay di Sonia. Ecco, questa è la principessa Mononoke, Mononoke. giusto? Mononoke, ok. Poi facciamo già vedere qualcosa, poi appunto, ecco, di alcune sue armature, poi col tempo ne parleremo meglio. Poi, per esempio, vediamo anche qua mentre lavora, ecco, una pistola, ecco, e qua il suo cosplay. Bellissimo questo, questo qua di Monster Hunter, ok. E come vedete, lei dietro c'è già un po' di cose, eccola qua, dietro un po' dei suoi prop, dei suoi... che fa fai tutto tu, giusto? T tutto lei fa, tutto lei, Esatto, ecco. esatto. Infatti, 99%. anzi, mettiamola un attimo in primo piano, così ti vediamo, ecco, vedi, si vedono anche meglio dietro. Eccola qua. Fai vedere anche un po' il banco di lavoro, eccola qua, vedi, c'è un po' di cose dietro. Sì, allora, questo è il banco di lavoro Ok, vedi, ecco, dove infatti. praticamente faccio tutte queste cose. Ok, ecco, col tempo faremo poi vedere, man mano faremo vedere un po' di tuoi lavori, ecco. E poi vi faremo scegliere anche a voi quale vorrete magari vedere in quella puntata. Ecco, ne sceglieremo alcuni e poi vi faremo scegliere il... E poi appunto anche magari in diretta potremmo anche fare, magari tu qualche volta potresti fare qualche lavoro, qualche cosa in diretta, vediamo un po' quello che si riesce a fare, a far vedere, ecco. Sempre È se uno... non vi annoiate. No, 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 infatti, è uno speciale appunto dedicato ai tutorial, quindi nel frattempo ci salutano Enrico Pavanello. Lo conosci? Sì, ciao Enrico, Enrico. ecco. Giorgio Violante, ci saluta anche. Ciao. Ecco. E Giuseppe Serio. Ciao Giuseppe, buona serata anche a te. Allora, niente, Sonia, presentati un po' tu adesso, spiega un po' quello che fai, quando hai iniziato. Questa è la prima volta, è una presentazione un po', ecco. Poi dopo andremo... Quando faremo, inizieremo poi verso fine mese, poi vedremo, faremo la prima puntata. Ecco, presentati pure, prego. Ciao a tutti, io sono Sonia, Lilith Cosplay in arte, e faccio cosplay da 6-7 anni più o meno e da un anno e mezzo ho iniziato a fare anche tutorial sul mio canale YouTube. E niente, quindi io sul mio canale YouTube pubblico praticamente tutti i lavori che faccio. Ogni volta che lavoro a qualcosa, che sia per me o che sia una commissione di cosplay, registro tutto quanto per poi appunto creare il tutorial da poter far vedere a tutti quanti. Poi Ecco, una perché cosa. infatti noi faremo vedere poi anche noi video, a schermo, li faremo vedere. Esatto. E niente, faccio qualche commissione, poi ho una pagina Instagram e basta, questo è tutto. Principalmente mi piace molto lavorare con il foam, quindi lavoro moltissimo con il foam. Principalmente tutti i miei lavori sono fatti con quello. E quindi probabilmente la parte di tutorial sarà incentrata soprattutto sul foam e sul prop making.
Sul proprio make, ecco, infatti. E questo Yoda l'hai fatto tu, anche questo. Esatto, questo è Grogu e l'ho fatto con il foam clay. Ah, ecco, col foam clay. Quanto ci hai messo per fare questo? Ma poco, un paio di settimane, perché sono partita da un bambolotto di quelli vecchi per bambini, e dopo l'ho modificato facendo la scultura sopra, quindi... oltre che a utilizzare il foam, utilizzo anche molto i materiali per la scultura. Infatti, come okay. vedete dietro c'è una testa di capra che anche quella è stata scolpita e fatta con il foam e con il foam clay. Infatti la vedo. Di quelle cose che hai dietro, allora sul tavolo puoi far vedere qualcosa, puoi prendere qualcosa, far vedere certo. qualcosa. Ecco, così vediamo qualcosa da più vicino. Nel frattempo ci saluta anche Luca Veronesi. Ciao Luca. Ciao. E Gennaro, ultimo, ciao Gennaro, grazie che ci sei sempre, che ci segui sempre, ok. Beh, allora partiamo dalla cosa più semplice e più iconica in assoluto, che è il mio boccale di birra. Ecco, che facciamo vedere più da vicino. Un cartone. E però è bello, rende l'idea. E dopodiché ho qui qualche roba a cui sto lavorando attualmente. Ovvero questa testa di gatto, questa qui che è un teschio di gatto che lo sto lavorando con il foam, e dopo i dettagli li sto facendo sempre con il foam clay, quello bianco. I dettagli, il foam clay è quello bianco, giusto? Esatto, e sono tutti modellati ed è comunque ancora in fase di lavorazione. Questo è indossabile, ovviamente. Sì, beh, adesso non c'è ancora la mandibola, la mascella. La mascella, sì. E comunque sì, a misura di... Ah, ecco, sì, è bello, infatti. E poi vedremo anche un po' di video, vedremo un po', ecco qua. Esatto, anche di questo sto comunque registrando il video tutorial, ovviamente. Ok, volevo far vedere altre foto. Certo. Allora... volevo rivedere quest'armatura di qualche videogioco in particolare che... Allora, questa armatura è un personaggio di un romanzo italiano e sì. Quindi non è molto famoso come personaggio, però per quei pochi che lo conoscono è un personaggio davvero molto molto amato nella letteratura italiana, diciamo, per ragazzi. Si chiama Nial e il romanzo è Il mondo emerso, Le cronache del mondo emerso. Ah, ho presente, sì. Ma questo invece è sempre lo stesso busto o è un'altra cosa questo? No? Sì, è lui? Sì, è proprio quello. Ah, è quello, ok. In fase di lavorazione. In fase di lavorazione, ok. E invece questo, anche questo, è sempre lo stesso armatura? No, questo qui è un'armatura che ho fatto l'anno scorso, che purtroppo ora non ce l'ho più perché appunto l'ho venduta. Ed era in fase di lavorazione, mancava il colore su quella, è l'armatura di casca da Berserk. Ok, allora rivediamo invece il tuo cosplay, uno dei più belli, di quelli che ti identificano di più. Questa è la principessa Mononoke, giusto? Esatto. Ho detto bene? Ecco. Esatto. E tu hai fatto tu ovviamente tutto il casco, sì. Diciamo l'elmo, sì, ecco. Sì. Ovviamente che... in foam questo, sì. Ok. Questa maschera c'è già il tutorial nel mio canale YouTube, poi tutto il resto ovviamente è molto semplice, i vestiti sono molto facili, in questa versione poi facilissimi. E la parte più difficile penso sia stata proprio il body painting, che mi ha tolto via 3 ore quel giorno. immagino, infatti il body painting sicuramente, ma mai anche... una parte di una calzamaglia o tutto body painting? È tutto body painting. Ah, è tutto body painting. Vabbè, allora è proprio un lavoro, un bel lavoro, sì. È stato divertente. Allora, sì. E qua invece abbiamo questa che hai fatto tutta tu, anche tu, l'armatura. Esatto. E tutto. E qua quanto ci hai messo per fare questo? È questa 8 mesi, però non è che ci ho lavorato sempre. Quindi se la dovessi fare lavorandoci tanto soltanto con quella, magari anche in 2-3 mesi me la farei tranquillamente. Però è un lavoro tutto di progettazione, perché giustamente è tutto, sì, tutte le forme, le misure. Nel frattempo ci ha raggiunto
Giuliano Borghetto, eccolo qua. Ciao. Ciao Giuliano, ciao, bravissimo fotografo, ecco che abbiamo fatto un'intervista anche insieme a lui e insieme a Sonia. Allora, poi volevo vedere un'altra immagine, poi dopo più avanti vedremo, appunto oggi è solo la prima presentazione, poi vedremo i tutorial, i tuoi video proprio, li commenteremo insieme in diretta. Questa è la maschera che avevi fatto, la Majora's Mask, di Legend of Zelda. E hai anche il tutorial video di questo, giusto? Sì, ecco. Esatto, infatti questa è la miniatura. Miniatura, e poi dopo, più avanti, se vorrete, appunto, se sarà votata per la prossima volta, magari eventualmente in futuro la vedremo. Nel frattempo volevo vedere anche altre maschere che tu hai fatto. Ecco, questo è il tuo banco di lavoro. Ok, questo è il tuo banco di lavoro, che è quello che hai dietro, no? Il banco di lavoro, esatto, che è dietro, esatto, di te. È quello che, esatto, c'è dietro di te. Poi, questa è un'altra... Questa è uno spallaccio, giusto? Sì. Sì, sì. Ecco, sì. Infatti, è uno spallaccio. E poi abbiamo anche altre copertine di tutorial che poi faremo vedere nelle prossime puntate. Abbiamo questo, diciamo, i prop del costume di Rei. E tu in cuoio. In cuoio, sì. Hai creato anche un bastone, tu, anche il bastone di Rei. Esatto, esatto. Infatti, si vede un po' sfocato lì dietro nella foto in parte. Ah sì, c'è il bastone infatti lì dietro, sì sì, infatti lo vedo, sì. E dietro invece c'è il caprone lì di Satana, che è questo. Sì. Sì, il nostro amico. Questo ti sei ispirato appunto alle capre, quelle sacrificali, no? Quelle demoniache. Questa è proprio quello? La personificazione della capra satanica, che viene la figura di Satana viene raffigurata anche come capra e si chiama Baphomet. Ma in realtà è un culto molto più antico. Mi sono ispirata proprio a questo culto di Baphomet. Ah, ho capito. Ma questa sei tu con sopra la maschera? Sì, sì. Ah, ecco, infatti non capivo se era solo una cosa appoggiata o se è proprio tu che hai la maschera. Bello, sì. Bello, sì, sì. Fai paura proprio, fai paura. E vediamo anche... sì. E vediamo invece, sempre di Star Wars, questa pistola che hai fatto tu proprio, ricostruita tu, da zero, l'hai progettata e devo dire, è fatta in foam anche questa? Sì, sì. Però l'estetica sembra un'estetica... rende dall'idea che sia metallica, ecco. È un'ottima resa, sì, è tutto merito della pittura alla fine. Infatti, ecco, anche di questo poi vedremo il tutorial, prossimamente vedremo il tutorial. Nel frattempo ci ha raggiunta anche Chiara Morbidelli, sempre bellissimi i tuoi cosplay, eccola qua. Vedo un cosplay di Ahsoka sull'immagine di profilo. Sì, bellissimo. Sì, sì. Ma anche tu hai pubblicato una maschera ieri, ho visto, in occasione del 4 maggio. Sì, ho fatto solo i Leku, che sono il pezzo della testa, però ho in mente di farlo tutto quanto. Ok, ok. Allora, nel frattempo volevo appunto farvi vedere, appunto iscrivetevi anche al suo canale YouTube, che dopo ovviamente tutte le puntate saranno trasmesse sulla pagina Facebook di Do It Nerd e anche in contemporanea come stasera sul canale YouTube di Lilith Cosplay. Quindi abbiamo detto che faremo delle dirette nel dirette, poi allora oggi appunto abbiamo presentato la trasmissione, ci sarà appunto uno speciale sui tutorial, appunto sui tuoi lavori cosplay e prop, tutte queste oggettistica. E faremo vedere ogni mese ci sarà un oggetto protagonista, quindi vi faremo votare tra due o tre tutorial, e quello che sceglierete sarà il protagonista della puntata, appunto, della puntata appunto che faremo.
Poi, e poi vediamo, magari col tempo potremmo anche fare, potresti fare qualcosa in diretta, qualcosina, magari qualche piccola cosa, poi magari potremmo vedere. Comunque, prossimamente faremo votare i primi tre tutorial. Ecco, anticipo già qualcosa, tanto comunque poi ve li faremo rivedere, che i primi tre saranno, comunque molto probabilmente potrebbero essere appunto questo, di oggettistica di Ray, appunto la pistola abbiamo anche, ecco questo no, e poi abbiamo visto il Satana, ecco, in versione capra, eccolo qua. E poi appunto abbiamo anche la pistola. Questa è la pistola di Ray, no? O la pistola, esatto, di... perché questo tutorial è dedicato esclusivamente alla pistola. Quello di prima ha gli oggetti in cuoio finto, però fatto col foam. Ah, ok, ok. Nel frattempo, voglio dire, se c'è qualche domanda... Ah, ci ha raggiunto anche Filippo Protti. Ciao, Filippo. Che lui è... Ah, sì, lui fa Jack Sparrow. sì, mi ricordo. Se c'è qualche domanda che volete fare anche a Sonia, magari qualcosa, chiederle già qualcosa, o magari già qualche richiesta, qualche curiosità che vorreste vedere magari prossimamente, adesso vi faremo sapere quando sarà il primo appuntamento, appunto. Però adesso sarà verso fine mese, probabilmente, ecco, verso fine maggio ci sarà il primo appuntamento. E comunque, se c'è già qualcosa che volete chiederle, nel frattempo rivediamo un po' di foto. Allora, rivediamole un po' tutte. Allora, partendo dai tuoi cosplay, che sono questo, molto bello, della principessa Mononoke. Poi abbiamo questo, com'è che si chiama il mostro che rappresenti qua? Il Tezzo Cabra. Tezzo Cabra. E tu hai anche, adesso non abbiamo, la faremo poi vedere, hai fatto anche un altro mostro di Monster Hunter. Esatto, il Glavenus. Il Glavenus, ecco. E anche quella un'armatura altrettanto mastodontica. Sì, e ho fatto anche un'altra armatura di Monster Hunter, che però è passata un po' in sordina, perché non l'ho mai portata da nessuna parte ancora, che è l'armatura del palico, ovvero del gatto che viene in missione con te. Ho fatto sia il gatto, sia la sua... Certo, perché tu hai fatto anche il palico, certo, mi dimenticavo, tu hai costruito anche un palico che sta in piedi da solo, non ce l'hai qua adesso, no? Il palico. Sì, certo, ce l'ho, se vuoi te lo faccio vedere. Sì, se riesci a prenderlo un secondo, così lo facciamo vedere. Sì, è qua. Quello. Ecco, prendilo pure, che... Sì, vai un attimo a prenderlo, così lo facciamo, che è bellissimo, veramente sembra quello del gioco, anche la dimensione, così lo facciamo vedere in primo piano. Ecco, eccolo qua, cosa facciamo vedere, ecco, con l'armatura, con la sua armatura, guardate che bello, eh? E c'è anche il tutorial di questo, c'è il video, ecco, poi magari poi vedremo anche questo tutorial, ecco. Ma poi voglio dire, questo tu, allora, come l'hai fatto proprio da zero, cioè com'è che è stato in linea di massima, poi lo vedremo nel dettaglio. Però com'è che hai realizzato? Cioè... Intendi il gatto, dici? Sì, il gatto, perché sembra proprio fatto... Cioè, non sembra neanche fatto a mano. Cioè, sembra fatto con una macchina, cioè, nel senso, fatto in una cosa industriale, sembra, è veramente bello. sembra un giocattolo, veramente, sembra. Purtroppo, quando ho fatto questo gatto, non avevo ancora la videocamera. Perciò non ho potuto registrare, ci sono solo delle foto sul mio profilo di Instagram. Ma in pratica ho seguito la metodica delle bambole, come si chiamano? Quelle posabili, le bambole realistiche posabili. Ci sono tantissimi video su YouTube di gente che fa appunto questi animali partendo da uno scheletro in fil di ferro, o comunque uno scheletro rigido che però si può anche muovere. E dopodiché ho fatto la base della testa e le zampe con la resina, con tutto lo stampo in silicone, eccetera. E dopodiché la parte in pelo, ovviamente, tutta sopra. Tutta... E hai attaccato tutto il pelo sopra, l'hai attaccato e... Il pelo sulla faccia è incollato, mentre tutto il resto del corpo è fatto come se fosse un peluche.
e c'è dell'imbottitura che non è proprio imbottitura. Io in pratica ho avvolto tutto lo scheletro con della lana cardata. Ho capito. Complimenti veramente, perché questo, non che le altre cose siano belle, però questo è proprio dalla testa ai piedi, cioè proprio... È stato un lavoraccio, però immagino. Sono proprio contenta di come è uscito fuori. E poi gli hai fatto, non contenta, gli hai fatto anche l'armatura, la sua armatura. Sì, ecco. Altrimenti non mi poteva accompagnare in battaglia, perciò... E sta in piedi, perché sta in piedi, è posabile, quindi sta in piedi, non è che, voglio dire... Più o meno, perché comunque è stata la prima volta che l'ho fatto a qualche pecca sull'equilibrio, ma pazienza. Ed è a grandezza naturale, no? Cioè è così, esatto. Lui nel videogioco. Sono grandi così, sì. È come un gatto grande, perché un gatto è più piccolo. Sì. È come poi, un gatto... poi io avevo di riferimento il mio gatto, vedendolo tutti i giorni, essendo abituata a vederlo tutti i giorni, questo qua mi è uscito ciccionissimo. Perché anche il mio gatto è ciccionissimo, no? E quindi è uscito fuori anche un po' troppo grosso, forse, però va bene così. Ah, bello, bello comunque. E più o meno questo quanto ci è voluto dall'inizio alla fine, ovviamente non in modo continuativo, però mesi e mesi anche questo per realizzarlo. No, questo qua tre mesi. Ah, tre mesi, però sì. Nel frattempo ci ha raggiunto anche Luca da Tos. Bellissimo, ecco, ti fai complimenti per il palico. Va bene, dai, allora poi dopo ve lo vedremo anche nel dettaglio il palico, prossimamente lo vedremo. Lo faremo votare e vedremo, dai, speriamo che vinca tra quelli metteremo, ma credo più di sì, dai, che il palico vincerà, dai. Prossimamente faremo vedere anche il tutorial di quello. Perché appunto, prossimamente, quello che volevo dirvi è che noi faremo proprio, si vedrà in sovrimpressione, si vedrà proprio i video da YouTube, dal canale YouTube di Lilith Cosplay, si vedranno e noi nel frattempo li commenteremo. Sonia ci farà vedere mentre commentiamo i video, ci farà vedere anche l'oggetto in mano, il prop, non so, il bastone, la pistola, ci farà vedere... E così per chi volesse tentare di emularla, ecco, potrà, poi magari se ci saranno degli approfondimenti che nel video non ho fatto, posso farli appunto in diretta, rispondere tutte le domande e magari qualche curiosità anche. Esatto. Va bene, dai, io direi che se non ci sono altre domande, per il momento, per stasera, direi che... Va bene, abbiamo dato un'anticipazione, però oggi era solo appunto un'anticipazione. Poi, dopo, quando ci sarà la prima puntata, ovviamente quella durerà anche un'ora e poi ci sarà il tutorial completo e lo faremo vedere. C'è una domanda, ecco, di Enrico Pavanello. Cosplay, il tuo cosplay preferito? Ecco, suppongo di quelli che hai fatto tu, ovviamente. Sì, sì, è difficile scegliere, perché tutte le volte che me lo domandano non so mai cosa dire, perché io mi ci affeziono talmente tanto ai cosplay che ogni volta che ne faccio uno diventa il mio preferito, poi ne faccio un altro, anche questo è il mio preferito, quindi alla fine forse è il palico, però. Sicuramente i tuoi le tue armature dei mostri del Tezucabra, Cabra, sono tra quelli che preferisco sicuramente per l'imponenza che hanno. Va bene, dai, era se c'è qualche altra domanda, se no, ecco, ci vediamo. Allora ci vediamo, adesso vi facciamo sapere tramite, okay. Quindi iscrivetevi anche chi non si è ancora iscritto al canale YouTube di Lilith Cosplay, seguite DuitNerd, che appunto le dirette saranno su DuitNerd, sulla pagina Facebook di DuitNerd e sul canale YouTube di Lilith Cosplay in contemporanea, e poi ovviamente potrete commentare dal vivo come stasera. E poi appunto li leggeremo i commenti e man mano... Dai, sarà interessante, poi col tempo
ce ne sono di cose da far vedere, ce ne sono di cose, e poi tu vai sempre avanti a fare, quindi sempre avanti. Quindi volevo ancora farti i miei complimenti, perché comunque sei veramente molto abile, notabile. Grazie. E veramente, ecco, sì, diciamo, e quindi ti ringrazio anche per questa collaborazione che da adesso in poi cominciamo insieme. Allora, Twitch Nerd insieme a Lilith Cosplay. E poi daremo un titolo anche a questa trasmissione, dopo ci stiamo ancora pensando. Potremmo fare un sondaggio anche per il titolo. Sì, potremmo fare un sondaggio anche per il titolo, sì, potremmo farlo, sì, sì, è vero. Va bene, allora, ciao a tutti, ci vediamo alla prossima, che vi comunicheremo quando faremo la prima puntata, proprio inizieremo con la prima puntata. Allora, ciao a tutti, ciao. Buona serata, ciao, grazie, ciao a tutti.